da unità diversissime. Alcuni non erano nemmeno soldati di fanteria. Ad ognuno si dà un fucile e si ordina di scavare una trincea in attesa dei tedeschi. Tenente! Signore! Riunisco un'unità e si presenti da me. La metterò di pattuglia sul perimetro. Benvenuta, Baston. Sì, signore. Bene, ragazzi, cominciamo. Le nuove unità si danno un nome davvero curioso, squadre SNAFU. È una nuova parola nello slang dei soldati che significa situazione normale, tutto va a rotoli. I tedeschi a questo punto hanno una scelta. O prendere rapidamente la città di Bastogne, impiegando però molti soldati, oppure aggirarla e continuare ad avanzare. Ma questo vuol dire lasciarsi alle spalle una pericolosa spina. Così decidono per un compromesso. Danno l'assalto alla città, ma solo con un decimo della loro forza, cioè 30.000 soldati appoggiati dai temibili Panzer. I tedeschi attaccano. La loro potenza di fuoco è impressionante. L'offensiva tedesca avanza su tutti i fronti e i soldati americani a Bastogne si trovano ora isolati. Sono completamente circondati, ma hanno l'ordine di tenere la città a qualsiasi costo. La battaglia è durissima, ma tutti i primi assalti tedeschi alla città vengono respinti. Von Manteuffel sa che la posta in gioco è altissima. Signore, anche un solo ritardo può compromettere l'offensiva. Il Führer ha ordinato di conquistare assolutamente la città. È in fretta. McAuliffe è un comandante di artiglieria e quindi una fortuna che si trovi al comando. In effetti, anche se ha pochi pezzi, sa dove e quando usarli. Dai dispacci tedeschi sappiamo del devastante fuoco di sbarramento che mette in atto. Delta Charlie, sposta qui i mortai! Giù per quella strada, devi arrivare lì, dobbiamo fornire un po' di copertura. Inoltre, le tattiche dei tedeschi sono inefficaci. L'attacco infatti non è ben coordinato. I tedeschi provano a sfondare su più lati, cercando un varco per entrare rapidamente a Bastogne. Ma gli americani escogitano una strategia di difesa perfetta. I pochi soldati e l'artiglieria vengono spostati di continuo per contrastare ogni assalto. È una difesa mobile, in grado di trovarsi puntualmente verso i punti in cui i tedeschi provano a sfondare. La difesa mobile è formata dalla 101esima divisione e da unità che si spostano rapidamente. Quasi sempre questi soldati sono isolati, non riescono in alcun modo a comunicare con il quartier generale e quindi sono obbligati a combattere in modo autonomo, disperato, ma proprio così riescono a mettere in seria difficoltà le unità tedesche. Gli americani subiscono perdite enormi, ma la difesa mobile funziona e permette a un numero molto basso di soldati di difendere efficacemente la città. Non riuscendo ancora a espugnare Bastogne, anche se l'ha completamente accerchiata, von Manteuffel adotta un'altra strategia, forse per frustrazione o per arroganza. Il 22 dicembre ordina ai suoi ufficiali di consegnare, pensate, un messaggio al comandante alleato con la richiesta di resa. Generale, Cosa c'è? I tedeschi hanno preso contatto.
Ci chiedono di arrenderci. Oh, nuts! È proprio quello che dirà ai tedeschi. In inglese ha usato la parola nuts, cioè noccioline, riferendosi ovviamente a qualcos'altro. Diventerà un'espressione così famosa da entrare nel linguaggio comune. Nuts? Che cosa significa? È un no? Questa risposta viene stampata e distribuita anche ai soldati in prima linea, diffondendo fiducia e orgoglio. Von Manteuffel non trova affatto divertente la risposta di McAuliffe. Se ne pentiranno. Raddoppiare gli attacchi dell'artiglieria e contattare la Luftwaffe. Quella stessa notte, per la prima volta dall'inizio dell'offensiva, si alza in volo la Luftwaffe, l'aeronautica militare tedesca. Mancano solo 3 giorni a Natale, quando i bombardieri della Luftwaffe si uniscono all'offensiva delle Ardenne. Questa volta la morte, sulla città assediata, viene dall'alto. Nonostante siano circondati in inferiorità numerica e con munizioni e rifornimenti ridotti al minimo, gli uomini della città